Allora, pronti la formazione dell'Inter? Via, partiti! Forza, la formazione dell'Inter subito, no? Si vai! Sì, formazione dell'Inter che intanto vedete in sovraimpressione, sono stati scelti Lukaku e Lautaro e non il baby meraviglia, come viene chiamato, Esposito. Sembra adesso dovesse giocare lui, mentre si riportano in area i saltatori. Tre corner pari, attenzione, tre corner pari fino a questo momento, quindi anche il corner, anche il Parma aveva battuto i suoi corner. Attenzione, c'è davanti anche Bastoni. Adesso palla che viene messa in mezzo, fermato Lukaku. No! Antonio! Sì, Mallone! Dai! Noi campioni e voi dell'Europa League! Vieni qua, Mallone! Tiro deviato, dobbiamo dire la verità. Tiro deviato, tiro fortunato. Londra Modo, Brescia! Allora, sul calcio d'angolo viene anticipato Lukaku e c'è addirittura una doppia deviazione sul gol dell'1-0 dell'Inter di Candreva. Ve lo faccio vedere bene alla lavagna. È molto sfortunato il Parma, dobbiamo dire la verità. Allora, il calcio d'angolo fa sì che di testa Lukaku metta fuori. Ecco, vi faccio vedere in questo modo. O meglio, non Lukaku, viene anticipato qui Lukaku. La palla termina dove c'è Candreva, che colpisce di controbalzo. Il tiro di Candreva però viene prima deviato una prima volta da un difensore del Parma, tutti, Kulusevski. Poi da un secondo e finisce in gol. Da Kulusevski va su Dermaku, Kulusevski e Dermaku. Tiro, 1-2 e gol, da casa esaltati. Crediamo, ci siamo tornati in testa, questo è l'anno buono, rifacciamo il triplete. Filippo, con Antonio in panchina quest'anno sento aria di triplete. C'è un'aria di ottimismo. Secondo me questi sono interisti. Diceva Macri, sono interisti questi, no, assolutamente. Va bene, riparte lì, Caramo, punta Godin, Caramo, si allarga il tiro di Caramo, c'è il l'1-1 di Caramo, ha segnato Caramo, gol di Caramo, un errore della difesa dell'Inter, Caramo punta e la mette alla destra di Andanovic, Piacentini, la faccia! La faccia! Dai, ma non fare così! Ma ecco la faccia! Ma cosa allora, riesce a sapere? Scelgo Piacentini. Allora, attenti, cosa succede? Buoni ragazzi, Brozovic perde un pallone e poi Caramò fa un gol fantastico. Adesso ve lo faccio vedere, Londa, Mondo Flex. Allora, Brozovic qui, cercando di servire un compagno, sciaguratamente dà la palla invece a Caramò. Caramò controlla, si gira, arriva in questa posizione mentre rincula la difesa interista, perché non si aspettava l'errore di Brozovic, e fa partire da questa zona un tiro a fil di palo, mezza altezza, potente, vola Andanovic, ma non può farci vedere. Bravo Gervinho a tagliare, sì, a portare via il difensore. Incredibile, Gervinho raddoppia per il Parma, incredibile. Stavamo dicendo, prendiamo troppi gol dopo il primo e siamo già al secondo. Allora, c'è un Brozovic in primo piano che dice, ma vaffa a qualcuno. Perché l'ha persa ancora lui, mi sa, là. Allora, sta di fatto che qui Gervinho si... Caramò, sempre l'idolo di Piacentini, che ormai è ossificato, riesce a anticipare un interista, dribbla di netto l'altro, retrocede in questa situazione in cui tutta l'Inter stava di nuovo salendo, retrocede credo Godin, il tocco è al centro dove arriva Gervinho e Gervinho a questa posizione fa gol. Però tu non puoi chiamarlo Piacentini, quello che resta di lui fino a questo momento arrivi massimo a Pia. Vedrai che vinci questa partita, Piacione. Il resto è... Vediamo al 31esimo, vediamo al 90esimo. Dobbiamo dire che in questo momento si accende la partita. Gagliardini, rientra su se stesso. Gagliardini trova Lautaro. Lautaro che apre per Brozovic. Brozovic in mezzo. Lukaku! Sì! C'è la difesa del Parma schierata qui, la palla che viene girata
su Candreva, bisogna capire se Candreva era oltre o meno la linea dei difensori del Parma, perché poi Candreva che cosa fa? Mette la palla in mezzo dove c'è Lukaku, Lukaku prende il pallone, si gira in maniera un po' macchinosa ma efficace e alla fine sull'uscita del portiere riesce a fare gol, ma quello che stanno verificando è dove era Candreva. C'è il check del VAR, eh? Anche Lukaku era in fuorigioco e poi è diventato l'arbitro annulla su segnalazione del suo assistente e adesso stanno verificando giustamente su questo vedo il gol, dice Macri, dura tantissimo questo check, forse anche perché è doppio, mi viene da pensare quindi che Candreva fosse in posizione regolare. Ma, ecco, gol. Perché dietro la linea della palla? Perché dietro la linea della palla? 2-2. Imparate il regolamento. 2-2. Perché dietro la linea? Allora, Lukaku. L'ha detto subito Macri, ma Macri è uno scienziato. Ci sono questi tre signori. Uno è certamente Darmian. Ci sono questi tre signori che sono sostanzialmente allineati. Ma in quali posizioni? E noi abbiamo la propria umana. Raimondi, Monblano, Sala. Venga anche lei. Vediamo i tre. Guardali, tre dello scampato pericolo. Guardali. Ma che pericolo? Guardali. Pareggio fa parte del calcio. Hai pareggiato con Lecce come il Milan, ragazza. Allora, i signori. Che fa il fenomeno col Milan, hai pareggiato anche te con Lecce. I signori del Parma. Uno e due sono così, ma attenzione, la porta è... vi devo girare così, scusatemi, sono girati così. No. Mentre Candreva, meravigliosamente interpretato... La porta è là. Allora, voi non state guardando lui, voi siete girati verso di me, sì, perché perfettamente c'è... allineati, perché stanno un po' salendo, per così dire. Bravissimi, la vedete questa prospettiva? Sì. Ecco, allora... Certissimamente, il signor Candreva che sta andando verso la porta, lo vedete qua, ha la testa in fuorigioco, bisogna capire la spalla. Perché? Perché questo braccio che voi vedete è un braccio ininfluente, il braccio non fa fuorigioco. La parte più prospiciente di Candreva che fa il fuorigioco è la spalla, questa qui. Quindi la linea, perché è la parte attiva. Io so che non è facile, la linea viene tracciata sotto la spalla e arriva qui. Non credo di... forse si può vedere, forse no. Comunque, questa è la linea perpendicolare che determina il fuorigioco meno di Candreva. Che cosa determinerà il fuorigioco o meno di Candreva rispetto alla posizione dei nostri due difensori del Parma? Uno può pensare i glutei degli stessi, che io ben mi guardo dal toccare, perché loro sono così, la schiena. Beh, non esattamente. In questo caso, a tirare la linea è questo tacco, Filippo. Fermo qui, questo tacco qui, del difensore del Parma. Quindi voi immaginate già una certa difficoltà in generale nel prima determinare quale sia la parte più prospiciente verso la porta dei difensori e dell'attaccante. A questo punto la linea viene tracciata perpendicolarmente? Sì. La linea del tacco viene presa in considerazione? Altrettanto sì, ma è molto sgranata dall'immagine. Quindi il dubbio è che questo tacco, che viene considerato alla fine circa 2 centimetri oltre la spalla perpendicolare di Candreva, che questo tacco non sia stato ben valutato. Ed è l'ipotesi che pare stia facendo in questo momento Sky, che è la detentrice delle immagini. Ma cosa si può fare di più? Si fa un attack, allora? Come si può fare? Allora, in questo tipo preciso di situazione, la percezione che noi abbiamo avuto è che l'attaccante sia in fuorigioco, perché ha il corpo in avanti qui, ma questo piede leggermente arretrato di questo giocatore, non so se possiamo allargare, sarebbe quello che dopo 3 minuti in cui hanno visto, rivisto, provato, riprovato, mal tacco, voi potete capire che anche l'esatto istante in cui devi considerare parte il pallone, muove il tacco perché loro si stanno comunque spostando in avanti e tu fermi l'immagine in 2 centimetri. Via quello lì di muoversi. Devo dire che Sara è un museo delle cere, sembra che lo cerca la polizia. No, avete capito? Andando avanti piano piano, no? Piano piano stasera. Fuori gioco.